manifestazione che ormai negli anni, ancora di più quest'anno, si caratterizza per la presenza degli espositori di floricoltura e arredo giardino. Devo dire che quest'anno c'è un ritorno anche di numerosi espositori, anche gente che era all'inizio, insomma, quando è nata questa manifestazione, che poi negli anni per vari impegni o per concorrenza di altre manifestazioni non erano potuti intervenire, tornano a Subbiano dimostrando così l'interesse per una manifestazione che lo dimostra il numero di edizioni, ben 13, ha continuato a crescere, si è ormai affermata e lo ricordiamo, non è solo fiori, ma poi sperando nel tempo e comunque nel fatto che ormai si va verso la primavera, ci sarà anche la fiera con numerosi altri espositori, la possibilità quindi di procedere con l'acquisto di abbigliamento, scarpe, pelletteria, tutto quello che fa primavera. Ecco, ci si sposta a Ponte a Poppi invece per la fiera di San Torello. La fiera di San Torello invece arriva domenica 27 aprile, è anche quella ormai una manifestazione affermata e collaudata. Per un giorno si interrompe la statale 71, si parla di oltre 60 espositori anche in questo caso. Questa è una manifestazione invece meno caratterizzata sul settore floricoltura, qui invece è una fiera tradizionale. Rappresenta per l'Alto Casentino ormai un appuntamento molto importante, anche in questo caso consolidato, e la presenza di espositori, ma soprattutto il fatto che poi arrivano molti visitatori da tutta la parte alta del Casentino, da Firenze, dall'Emilia Romagna, manifesta il fatto che la manifestazione sia ormai affermata.